Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche in questa puntata dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo delle espansioni più note per i computer Apple II, Apple II Plus ed Apple IIe. Attenzione, ho già fatto un podcast sulle mitiche espansioni della Applied Engineering, ma in questa puntata parleremo di varie altre espansioni, le più diffuse, più note, più vendute per Apple II Plus ed Apple IIe, e quindi una serie di schede anche molto più vecchie rispetto a quelle che ho ricordato nel podcast dedicato alla Applied Engineering. Nel 1978 si ricorda appunto l'Apple II scheda di comunicazione si inseriva in uno dei 7 slot di Apple II, quindi Apple II, poi successivamente Apple II Plus e poi anche Apple IIe se uno voleva. La scheda, questa scheda di comunicazione, è stata progettata per usare un modem a 110 o 300 bit per secondo, ma poteva essere usata anche come scheda per pilotare stampanti seriali. Mi mancava praticamente l'hand shaking e la bassa velocità di trasferimento limitarono quindi la scheda di comunicazione Apple creata nel 1978 solo per l'uso telefonico. Nel 1979 fu proposta la Saturn System scheda Cinetics, complicatissimo questo nome, che era una scheda di espansione del linguaggio Pascal. Sì, udite, la scheda bypassava il Basic ROM, conteneva già 256k, si inseriva in uno praticamente degli slot della macchina e poi quando la macchina bootava questa scheda entrava automaticamente in avvio e permetteva di gestire il disco e il computer direttamente con il linguaggio Pascal invece che con il Basic Apple Soft. Era per Apple IIe Plus, Apple IIe, ma anche per Apple IIe. Nel 79 l'Apple Disk II è una mitica scheda che tutti ricorderanno, quelli che hanno avuto un Apple II. Fu progettata da Wozniak, era un'ottima scheda, questa permetteva di pilotare due disk drive a singola faccia da 135k a faccia. Era una scheda leggera, economica, veloce, velocissima, e per sfruttare i dischi bastava semplicemente girarli e fare i buchi anche dall'altra parte, e quindi praticamente si raddoppiava il formato del disco utilizzando sia il lato A che il lato B, e poi si girava appunto il disco, essendo appunto l'Apple Disk II solo praticamente a traccia singola. 1980 l'Apple 16K Language Card, questa è una scheda vecchissima, conteneva l'Apple Soft Basic ed era una scheda solo per addirittura Apple II, e poi rimossa perché dall'Apple II Plus e dall'Apple IIe tutta questa roba qui che c'era qui a questa circuiteria fu inserita direttamente sulla motherboard Apple. Quindi questa è veramente una scheda vecchissima, l'Apple II, Apple II 16K Language Card del 1980, era solo per Apple II. 1981 tutti ricorderanno l'Apple Super Serial Card, una scheda velocissima che poteva trasmettere dai 300 bit per secondo fino a 9600 bit per secondo, quindi una seriale che poteva essere collegata sia a una stampante quanto ad un modem. 1982 la scheda della Personal Computer Peripheral PCP Z80 AppliCard aveva 128k di serie sulla scheda e un montava uno Z80A che permetteva di processare il sistema CPM. Questa fu la scheda per CPM più venduta e più diffusa per Apple II Plus ed Apple IIe. Appunto, la Peripheral Computer Peripheral Personal Computer Peripherals Z80 AppliCard. Poi nel 1982 si ricorda anche la Mouse Card Apple II, era una scheda che permetteva di pilotare il mouse per Apple II. O si poteva utilizzare il mouse con il software grafico Mousepaint oppure per mano smanettare
gestire la interfaccia grafica testuale dell'Apple Works. Poi veniamo a altre due schede più note e anche diciamo più relative all'espansione della RAM, l'Apple 2 Memory Expansion Card, una scheda di espansione per Apple 2, per Apple 2 Plus, per Apple 2 montava 1 mega di RAM. Poi abbiamo l'Apple 2 Video Overlay, che era una scheda di digitalizzazione da inserire sia per Apple 2 sia per Apple 2 Plus sia per Apple 2e. La scheda digitalizzava segnali video dal PAL e oppure dall'NTSC, quindi da telecamera, da antenna oppure da videoregistratore. Infine, si ricorda la meno diffusa scheda Saturn da 128K. Era una scheda solitamente per Apple 2 Plus ed Apple 2, ma diciamo fu solitamente venduta solo per Apple 2 Plus e montava di base solo 128 KB e poteva espandere così la RAM, ad esempio di un 2, portandola immediatamente a 192 KB. Tempi lontani, lontanissimi, ma queste sono le schede più importanti, più diffuse per i vecchissimi Apple 2, Apple 2 Plus e Apple 2e. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.